insomma, fare il tuo lavoro. Dunque, nel periodo di gestazione di questa cosa, parlavo con tutti i miei amici, con Diego, con Faletti. Un giorno mi dice: Mauro, abbiamo sempre scritto per gli altri, ma perché non scrivi per te? Detto da Faletti, che in questo momento è uno che va per la maggiore, l'ho preso sul serio e ho scritto un libro che hanno pubblicato, a metà l'ho fatto leggere da un editore. Ecco qua, lo stiamo vedendo, Mauro, la logica del paradosso. È la copertina. Qui era subito però prima qui di sembri TV. Tu, no, sembri Branco. Sì, me l'hanno già detto, guarda. Scusa, guarda, me l'hanno già detto. Me l'hanno già detto, era. Hai ragione. Hai ragione. Ma mi fa piacere che tu me lo dica, perché mi fa piacere, Mara. No, ma è vero, me l'ha detto anche Petrosino, Ino. Lo vedi, grande, mitico. Ha detto, Rino. Ma ha telefonato. A Igor. Ma ha telefonato da Roma, mi ha detto, Mauro, ma sembri, ma sì, non sei tu. Perché? Ma non mi ha visto, io ero 93 kg, poi sono diventato 70 kg prima dell'intervento, perché perdevo sangue continuamente. Questa è la verità. Andavo giù di peso, non mangiavo più. Quando ero in lista d'attesa ma sei, ti sei preoccupato veramente, Mauro? Hai sempre avuto questo tuo senso della vita fortissimo, sono un ottimista, è la verità, sono sempre stato l'ultimo dei bucanieri, come mi chiamano gli amici. Io sono per gli scherzi, per la vita. Senti, chi sono i tuoi amici che ti sono stati vicini? Perché di solito quando ci sono i periodi tanto pseudo amici spariscono, no? Non si sa più, tu lo sai, spero non ti capiti mai, però è così. Io sono sicuro, tu non lo sapevi. No, non lo sapevo. Io non l'ho detto a nessuno, Massimo non lo sapeva. Quindi quelli che lo sapevano erano Diego e poi Faletti. Jerry non lo sapeva, per esempio. I gatti non lo sapevano. Quindi mi è stato molto vicino Diego, mi è venuto a trovare, Faletti mi parlava al telefono e sono andato avanti così. E adesso sono che molto t'aspetti, vicino a mio fratello e mia moglie. Famiglia. Beh, no, tante volte succede una cosa così, la moglie fa la valigia e dice. Sì, è capitato anche. Tua. No, è capitato. Capisci? E ci mancava solo quello, Mauro, dai. Io farei un applauso a mia moglie, a mio fratello, che se lo meritano. Fatti e noi parola. Glielo facciamo. Grazie. Adesso dovrai fare quest'altro intervento, ma insomma no, questa è una stupidata, diciamo. Beh, la verità. Ma tu che hai fatto tutto, hai lavorato tanto. Riprendo col teatro. Avevo smesso prima dell'intervento, ero con Corrado Tedeschi, c'è una commedia 2 di Lorenzo Beccati, che non è mia, non l'ho scritta io, La logica del paradosso, no, la morte dei comici. La logica del paradosso è il tuo libro, Mauro. Il mio libro. Sì, sì, mi confondo. C'ho ancora l'ammonio che va al cervello. e riprendo la commedia. Questo è il progetto, e questo qua. Sì, io la rifaccio in teatro, non con Corrado Tedeschi. Stiamo valutando chi doveva essere Villaggio, ma poi dopo all'ultimo momento. Con Paolo non si sa mai. E invece pare, dovrebbe, io spero, mercoledì mi pare che si incontri con Caremoli, che è il produttore del Caremoli Theater, per cui la riprendi il tuo teatro con la regia di Diego Abbatantuono. Dovrebbe essere così, io spero che la faccia Diego, ecco. Speriamo che ci stia vedendo Diego, mi raccomando. Nel frattempo Marco ed io ti invitiamo come un amico del nostro programma. Quando non hai nulla da fare, vieni qua. No, io leggo se mi date il grano. E fate il grano, metterò una buona parola. Parlerò con Sofia, con Pepucci, vediamo, insomma. Va bene, però, insomma, no, è una battuta. Guarda che qua si sta bene. Io con voi. Noi, questo è un gruppo di amici. Con te e poi con lui mi sembra. Guarda, quegli molto antipatici qui non vengono. C'è un ufficio. C'è un ufficio facce. Lo facevamo, ti ricordi? C'era l'ufficio facce, c'era un ufficio con dentro chi sapeva decidere, passava uno e diceva, no, tu con noi non sei amico, non sei nostro amico, va bene, grazie. C'è qualche rimpianto perché avete un po' di eccessi, oppure dice, ma no, ma in fondo me la sono goduta?
No, qualche, no, c'è il rimpianto, sai perché? Perché non posso più andare avanti. Perché ormai. Ma non erano grandi eccessi, Maurino, no, no, dai, in confronto a tutto però, quello che abbiamo oggi. Però non un avviso, se si può fare un proclama, diciamo, dire una cosa ai ragazzi, di stare molto attenti ai giovani, io lo dico, ma non lo dico per fare il moralista. Di stare molto attenti perché il bere, adesso fanno la movida, vedo il sabato. Si comincia giovanissimi, a 14 anni. Bevono a 14 anni, è una malattia terribile questa qua. E poi molto spesso non dà sintomi. No, no, no. È difficile, arrivi proprio. Arriva con le pantofole, con le Superga, arriva che non la senti, punta dei piedi, zitta, zitta, e poi paf. E ti quindi state attenti, veramente ve lo dico. Ascoltate Maurino Di Francesco. Che l'ho fatto e quindi adesso devo stare più attento di prima, quindi è una cosa che fa male, che arriva alla morte anche. Bravo, bravo. La logica del paradosso, di Ecco Branco, no, cioè Mauro Di Francesco. No, davvero sembra Branco. Abbiamo Gianfranco.